Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale ed eccoci qui in un altro video direttamente da ECMA 2022. Sono allo stand Brixton Motorcycle per mostrarvi alcune delle novità portate qui. Ma prima di queste vorrei focalizzarmi, come già da titolo avrete capito, su un modello su cui vogliamo sicuramente approfondire tanto, perché no, prossimamente ne vedrete una prova e non voglio spoilerare nient'altro. Stiamo parlando della Brixton Cromwell 1002, bellissima poi in questa colorazione grigia. Qui accanto invece, alla sua destra, troviamo un'altra 1002, ma in colorazione nero opaco, molto molto bella. Focalizziamoci ora sui dati tecnici di questa Cromwell 1002. Parliamo quindi di un bicilindrico in linea, quattro tempi, raffreddato al liquido, cambio manuale a 6 rapporti per una cilindrata da 1222 centimetri cubici, che sviluppa una potenza di circa 83 cavalli a 6550 giri. Coppia massima bella consistente, 108 Nm, già 3100 giri per minuto. La lunghezza è di circa 2,20 m per una larghezza di 80 cm ed un'altezza di circa 1,12 m. L'altezza della sella è a 80 cm dal suolo e personalmente, essendomici seduto poco fa prima di questo video, l'ho trovata veramente confortevole. Il peso 235 kg. Parliamo adesso di alcuni dei dati un po' più tecnici di questo modello. All'anteriore abbiamo un cerchio a raggi molto particolare, in questo caso con un basamento esterno in nero opaco e la raggiera in alluminio grigio da 18 pollici, gommato 190 R18 per l'appunto. L'anteriore è un doppio disco da 310 mm pinzato da freni Nissin idraulici a doppio pistoncino. Al posteriore troviamo invece un disco singolo da 260 mm e pinza freno idraulica a doppio pistoncino. Ecco qui invece l'estetica del tre quarti posteriore. Molto bello tra l'altro notare questa targa Brixton Motorcycle Cromwell 1002 sul codino della nostra Cromwell, veramente bella. Poi nella combinazione di inserti appunto delle pelli di questa seduta, la sella appunto molto lunga ma confortevole per due, con impunture e cuciture a contrasto di colore chiaro. Il serbatoio è da 16 litri e, come possiamo notare, in questo caso in fiancata è molto snello. Ovviamente il modello è conforme alle normative Euro 5. E spostandoci poi nella parte più alta troviamo lo schermo a colori TFT. Ecco qui il blocchetto d'accensione con il suo manubrio regolabile. Qui tra l'altro pratico poter avere le indicazioni della inclinazione con appunto i gradi segnati. Spostandoci ora al tre quarti anteriore, concludiamo con alcune delle altre informazioni di questo modello. All'anteriore abbiamo un ammortizzatore, un forcellone Kayaba a steli classici da 41 mm, mentre al posteriore, eccolo che lo inquadro, un doppio ammortizzatore regolabile nel precarico, uno sul lato sinistro per l'appunto, uno sul lato destro, così come sono doppi i terminali di scarico in nero opaco. L'ABS è firmato da Bosch ed agisce su entrambi i canali. E voi? Voi cosa ne pensate della Brixton Cromwell 1002? Fatecelo sapere ragazzi, perché a breve, come già anticipato, vi porteremo nello specifico in un test ride completo su questa bellissima moto che non vediamo l'ora di provare. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi l'uscita del suo test ride, ma anche di tutti gli altri video che ne verranno qui ad ECMA e non solo, e seguiteci anche sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram, oltre che sul sito www.wedrive.tv. Al prossimo appuntamento!